c'era da chiedere l'altra informazione, l'assemblea del CISOSOL ha firmato la convenzione con la prefettura sull'accoglienza dei richiedenti asilo, accordo che durerà un anno. Ma i sindaci ossolani hanno voluto inserire una precisa clausola, hanno detto alla prefettura che nel caso in cui venissero affidate nei propri comuni a cooperative o a privati la gestione di nuovi migranti, questi non devono gravare sui comuni e sugli ambiti territoriali. Teniamo presente che attualmente in Ossola sono ospiti 25 migranti a Trontano, 25 a Craveggia e 3 a Villa d'Ossola. La convenzione è per 70 unità. Ma una diminuzione di migranti non comporta anche una diminuzione di incasso da parte del CIS e quindi di soldi che possono essere destinati per alcuni servizi? Lo abbiamo chiesto ad Andrea Lux, direttore del CIS Ossola. Ecco, il fatto di aver fatto una convenzione negli anni passati con la prefettura per quanto riguarda la gestione dei migranti ha permesso indubbiamente alla CIS di poter anche garantire una serie di altri servizi. Ora, con questa riduzione di 40 posti rispetto alla precedente convenzione, non c'è questo rischio di avere meno risorse anche per altri servizi? Ma il problema direi che non sta nella riduzione dei 40 posti. Il problema è stato quando le prefetture, il Ministero degli Interni ha abbassato la quota di pro capite al giorno per i migranti. È chiaro che con la quota precedente, che era 35 euro, la possibilità di sostenere iniziative e bilancio era più ampia. Con l'abbattimento a 26 euro circa, c'è stata una contrazione importante, quindi lì c'è stato sicuramente un minor gettito. La riduzione dei posti, viceversa, è funzionale al fatto che tutto l'anno 2020 non ha avuto il superamento in pratica delle 60-65 unità, quindi in questa fase almeno non c'è una richiesta maggiore di situazione, di occupazione. Poi vedremo sul futuro. Certo, anche perché la convenzione permette la possibilità alla prefettura di, se nel caso ci fossero richieste, di poter chiedere questo aumento. Ecco, questa è la risposta del direttore del CISOSOL e voi amici ed amiche dell'Alta Informazione, che cosa ne pensate? Come sempre per commentare, i canali sono i soliti, il canale YouTube dell'Alta Informazione oppure su Facebook, su Instagram o su Twitter, sempre dell'Alta Informazione, dove sentirete quello che nessun altro ha il coraggio di dire. A domani con un altro video dell'Alta Informazione e non dimenticate di mettere i vostri like, per noi fondamentali. Arrivederci, a domani.